Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico Meritese Bianco. Risultato del primo tempo 3-1 per i gol messi a segno da Monterosso, Nucera Giuseppe e Filippone per il Borgo Grecanico. Aveva accorciato le distanze al 13° sul calcio di rigore Spatolisano per il Bianco. Le formazioni del primo tempo: Borgo Grecanico con Iordache, Verducci, Marrari, Borruto, Nucera primo, Monterosso, Palamara, Romeo, Cartisano, Nucera Domenico e Licordari. Bianco con Perre, Medici, Spatolisano, Monteleone, Alessandro Barbaro, La Scala, Nicita, Pezzano primo, Ferraro, Mollica e Pezzano secondo. Dirige il signor Antonio Abramo della sezione di Reggio Calabria. Siamo sul 3-1, ma la partita naturalmente non è affatto finita. Il Bianco, che ha disputato un buon primo tempo a nostro avviso, ben messo in campo da mister Bruno Trimboli, ha segnato una rete, ma poteva fare qualche altra. È entrato intanto Zani Amin in possesso di palla, scodella verso il centro, libera la difesa ospite, ha agganciato Domenico Nucera, e potrebbe essere lui il Nucera autore del gol, di uno dei tre gol. C'è un calcio d'angolo a favore dei padroni di casa. È entrato dunque anche Zani dopo Toscano, che aveva preso il posto del bomber Monterosso, che ha abbandonato per problemi muscolari. Si prepara a entrare in campo anche con il numero 79, che noi non abbiamo, guarda caso. Sì, ce l'abbiamo. Giuseppe Nucera, uno dei tre Nucera, due sono Giuseppe e l'altro è Domenico, che potrebbe essere l'autore del gol segnato all'ottavo. Quinto del secondo tempo, punizione, parte il tiro che sfiora la trasversale, una bella ciabattata. Sfiora il gol ancora la formazione di casa. Sta per entrare sul terreno di gioco
abbandona Borruto. Al suo posto Giuseppe Nucera, mister Pasquale Menniti, sta un po' rimodulando il suo schieramento. Il bianco non molla l'osso, perché intravede la possibilità di accorciare ancora. Bravissimo! Va bene, va bene. Purtroppo il cronometro fa le bizze. Subisce fallo sotto gli occhi dell'arbitro ad opera di Spadolisano, l'autore del gol. E allora Cartisano riceve le ultime disposizioni tattiche da parte del trainer. Grappolo di uomini in area, parte il cross, in due tempi Perre recupera e di collo piede spedisce il pallone verso la linea centrale del campo. Attenzione, viene stoppato il suo lancio, palla in zona morta. Filippone intendeva servire il compagno di squadra, ma ha già rimediato la difesa avversaria, che ora imposta una nuova offensiva. Vai con Liscio, ma i Casadei non ci azzeccano naturalmente. Da quelle parti non si passa. Attenzione, erano in vantaggio numerico. Ha allentato la morsa la formazione di casa e ne ha approfittato il bianco per sganciarsi in avanti alla ricerca del gol del 3-2 per riaprire il match, come in questo momento. Attenzione, attenzione, tutto regolare, ma se no, al nostro avviso c'erano gli estremi, stavolta sì, per la concessione di un calcio di rigore a favore della formazione del bianco. Questa è la nostra opinione, poi andremo a vedere alla moviola se veramente ci fosse o no un calcio di rigore a favore del bianco. Insiste il bianco,
va al tiro e insacca. Un bellissimo gol, un tiro a palombella. E siamo ora 3-2, ma il bianco c'è. Poco fa ha reclamato anche un calcio di rigore, quindi il pareggio è nell'aria. Siamo ora intorno al settimo minuto della ripresa. E ci sembra che la scala possa essere l'autore. Del gol. Del 3-2. Il bianco ci crede, intravede la possibilità del pareggio, un bel tiro a palombella che si è infilato proprio sotto la traversa, quasi all'incrocio dei pali, nonostante il vano protendersi del generoso Jordà che si è lanciato nel tentativo di intercettare la sfera. Mister Minniti sta per mandare in campo Battaglia. Dopo Nucera e Zani, ecco Battaglia, forze fresche. Anche la panchina del bianco, Bruno Trimboli manda in campo Pelle. Al posto di Nicita. Attenzione, l'arbitro si porta nei pressi della panchina. E ammonisce un dirigente. Punizione a favore dei padroni di casa. Decimo della ripresa, secondo più, secondo meno, il cronometro ci ha abbandonato. Respinge la difesa, palla in fallo laterale all'altezza della tre quarti. Siamo su 3-1 nel campionato provinciale allievi. Vince il Borgo Grecanico, siamo su 3-2, perdon. Riassumiamo: al terzo Monterosso, all'ottavo Nucera, al 37° Filippone. Per gli ospiti, al 13°
Spadolisano sul calcio di rigore. Attacca ancora la formazione di casa alla ricerca del gol sicurezza. Viene pizzicato tra virgolette in posizione di offside l'attaccante di casa. Evidentemente i cicchetti, le ramanzine, i rimbrotti e le paternali, se non le sgridate, rimproveri e richiami da parte di mister Pasquale Menniti, fino a questo momento non hanno sortito effetto alcuno. I Bombers hanno le polveri bagnate, oppure i centrocampisti sono con la testa tra le nuvole, battono la fiacca e costringono i granatieri a vivere 100 anni di solitudine, descritti dal premio Nobel per la letteratura Gabriel García Márquez. Ci sta provando da tutte le posizioni per mettere il risultato in cassaforte, ammesso e non concesso che 2 gol di distacco siano sufficienti per poter conquistare la vittoria. La difesa del bianco finora ha fatto quel che ha potuto, ma da qualche momento sembra una difesa ballerina, danza sul vascello del pirata, sulle montagne russe, se non sul Titanic. Era bellissimo, ma non per questi, per queste dimensioni. Si gioca con un modulo alla Sampson, visto le condizioni atmosferiche, quindi niente 4-4-2, fatto di calcio totale, pressing, gioco sulle fasce, sovrapposizione diagonale, difensore esterni, tornante di fascia e finalmente, tra virgolette, arriva il gol che mette in ghiacciaia, il risultato si fa per dire, del 4-2, e dovrebbe essere Romeo purtroppo i numeri sono all'inglese e certe volte siamo costretti a dare i numeri noi, perché si complimenta con il suo funambolico calciatore Romeo, con il 78 sulla schiena, autore del gol del 4-2. Un quarto d'ora nella ripresa, reclamano qualcosa, non un rigore ma almeno un calcio d'angolo. Non è dello stesso avviso l'arbitro, si può proseguire, siamo sul 4-2, ma il bianco non molla l'osso, si riversa in attacco con tutti gli organici alla ricerca del gol del 4-3 per riaprire il match.
I trainer, si diceva, vestono i panni del talent scout X Factor al posto di Francesco Facchinetti e Alessandro Cattelan e si catapultano sul Monte Erboso alla scoperta dei campioni in erba, un fan prodigio e golden boy da lanciare in orbita nel magico mondo della pelota calabrese dallo stretto al Pollino. Fabio Caserta, grande campione ed oggi trainer della Juve Stabia, partita queste bagneruole tra Biccoli, Carriole e Catorci. La rimessa è per gli ospiti, indica l'arbitro. Il gollonzolo della sicurezza low cost è arrivato. La spending review non ha funzionato stavolta. Giusta e sacrosanta la standing ovation in direzione di Romeo, che l'allenatore chiama Pietrino, un bezzeggiativo che la dice tutta, ma fino a questo momento non ha deluso le aspettative di nessuno, Romeo, anzi. Intanto le panchine si accingono ad effettuare qualche altra sostituzione. I sergenti di ferro con lo staffile, la frusta, lo scudiscio e il flagello invitano i calciatori a marciare con il vento e con la pioggia, aspettando il golletto che ancora non arriva, ma ci riferiamo al bianco, aspettando Godot. Direbbe Samuel Beckett. Certo, i trainer non hanno la bacchetta magica di Sambuco di Harry Potter, e né possono contare sull'aiuto del genio della lampada di Aladino o sulla forza dell'incredibile Hulk. Tiki-taka, perché il 4-4-2 ormai non lo pratica quasi più nessuno. E arriva il quinto gol. Esterno destro, va ad abbracciare Pasquale Minniti, il numero 84, Cartisano, autore del gol numero 5, arrivato dopo 20 minuti nel secondo tempo. Sta dilagando ora una goleada. È arrivato dunque un'altra marcatura. Il brand non si vende. Serve l'influencer marketing. Attacco bianchino, bianchese, si esaurisce a fondo campo mentre c'è un'altra sostituzione nelle file, una per parte.
gli ospiti mandano in campo per mister Minniti. Sta per mandare in campo Leo Casa. Esce tra gli applausi il Marcantonio tra virgolette. Ricordare. Attacca il bianco, rimedia la difesa, perde palla, si arrabbia di brutto il mister perché non ama quei ripieghi alla San Fason, se non alla Carlona. Chapeau, clap clap e red carpet per Cartisano, che d'esterno destro è riuscito a battere l'incolpevole Verre. Funziona bene il circuito di centrocampo e non c'è bisogno di sostituire il germanio con il silicio per far funzionare hardware e software, per offrire flessibilità, efficienza e funzionalità. Non riescono a inquadrare la porta gli avanti bianchesi, nemmeno con il top drone di ultima generazione dedicato, controller e server di prima grandezza. Ogni tanto si concedono delle distrazioni pericolose i difensori di casa, evidentemente tranquilli e rasserenati dopo il quinto gol. E qualche volta l'amnesia dissociativa o vuoto di memoria può giocare degli scherzi, scherzetti. Il gioco è fermo, calcio piazzato per i padroni di casa, si sposta il baricentro dalla parte opposta. Cross al centro aria, ci incischiano in due, erano tre veramente, soli davanti al portiere. Il portiere ha indossato una calotta giallognola, tunnel, ancora Cartisano, entra in aria, cross, tiro, rete. E siamo a 6. 6-1 nel campionato allievi provinciali, 6-2, pardon. Doppietta di Nucera. Al 25esimo
Intanto mister Trimboli manda in campo anche Romeo, ma ormai la frittata è fatta, è servita in tavola, 6-2. Sta per entrare in campo anche Toscano, se non andiamo errati. Vai col liscio. E appena possibile Toscano. Farà il suo ingresso in questi 10 minuti che mancano alla fine del match. Attacca il bianco, ci mette una pezza Cartisano. Non riesce a deviare Romeo. Ormai la partita è segnata. Dopo il sesto gol si accende, attenzione, un pallaccio sanzionabile con il cartellino rosso, così è infatti. E l'autore del gol viene espulso. Cartellino rosso per un fallaccio sotto gli occhi dell'arbitro, che era lì a due passi e non ha avuto esitazione alcuna. Rosso diretto, ha applicato il regolamento, c'è poco da discutere. Non ha sbagliato quasi niente l'arbitro. La singola valutazione può in qualche modo essere opinabile, ma ha effettuato già diverse sostituzioni mister Pasquale Minniti, che può ritenersi soddisfatto della partita, dei suoi ragazzi, della tattica, della tecnica, a tratti calcio spettacolo. Nel corral di mister Minniti ci sono cavalli che nitriscono e scalpitano irrequieti, ma il trainer meritese indossa i panni di Tom Booker, l'uomo che sussurra ai cavalli e sa come domarli. Un 6-2, prezioso come il diamante rosa Principe Diamond, donato dal magnate Renato Angiolillo alla moglie Maria Gerani, è battuto all'asta londinese dei Christie's o Christie's per la modica cifra di 1.040.000 di dollari. Illusione ottica del gol, pasticcio difensivo, ma il risultato non cambia. Match a tratti affascinante, emozionante e avvincente.
ora diventa un assedio di Portapace con la difesa ospite che spesso va in bambola, se non nel panico per la pipa blu, mentre dall'altra parte della sponda c'è una muraglia cinese. Nonostante due gol, comunque gli attaccanti ospiti sono riusciti a farli. Tanto emergono anche le belle individualità nella formazione locale, che ora effettua un'altra sostituzione. Entra con il numero 74 Palamara. Gioca a suo piacimento, ormai gioca a tennis, siamo 6-2. Si diceva delle belle individualità, che già a questa età comunque si intravedono. Abbiamo conosciuto fior di campioni nei nostri primi 50 anni di giornalismo, che stregate dalla palla rotonda hanno messo in vetrina un repertorio di Serie A. Ma quando sono stati selezionati e comunque osservati e valutati, atterriti dall'idea di dover affrontare l'incognita e un'avventura fuori dalla Calabria, si sono impuntati come l'asino della zia Paola e il mulo di Peppe Calenda. Rifiutarono gloria, onore e denaro, come lo scrittore russo Boris Pasternak, autore del Dottor Givago, premio Nobel per la letteratura. Ecco, arrivato il gol numero 7. Era molto atteso Candido, uno dei giocatori più interessanti della formazione di Pasquale Minniti, che va a raccogliere il plauso e l'applauso della panchina. E questo gol è arrivato in chiusura del match. Siamo ormai al 36esimo. Intanto ci sono altre sostituzioni in vista, stanno per entrare in campo Toscano e purtroppo le magliette sono alla Marrari. Quindi ecco i famosi numeri che abbiamo dato e continuiamo a dare, perché succede spesso e volentieri, anzi mal volentieri, che i numeri siano dati alla San Fason e qualche giocatore si chiama Tizio ma viene chiamato Caio oppure Sempronio e via discorrendo. Intanto siamo sul 7-1. Pardon, 7-2, dopo il gol di Candido segnato al 36esimo del secondo tempo. È durato quasi un'ora l'attacco del bianco, che aveva intravisto la possibilità di portarsi sul 3-3, ma dopo il 4-2 ha mollato, tra virgolette.
Partita comunque molto bella, giocata a viso aperto da entrambi gli schieramenti. Non si sono accese mischie furibonde. Ormai siamo al rush finale, la partita volge al termine, vinta meritatamente al di là del risultato. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Nel campionato allievi provinciale, Borgo Clecanico batte Bianco 7-2. Ha diretto il signor Antonio Abramo della sezione di Reggio Calabria. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.